So che ti sei fatto degli alleati su Prometea. È tipico di alcune persone attirare attorno a sé amici, alleati o altra gente ben disposta. Ma io non sono fatta così. Non lo sarò mai. Certo che ne abbiamo di tempo da perdere, eh? Ma eravamo così tanti su Pandora. Adesso sembra che ci abbiano sparsi per la galassia. Allora, com'era Prometea? Gran vita notturna, un bel po' di crateri. La Atlas si sta facendo prendere a calci in culo. Aiuteremo di nuovo Rhys quando potremo. Per ora dobbiamo andare su Athenas. Una mia amica vive lì e potrebbe sapere qualcosa di importante. Claptrap, chiamata diretta verso Athenas. Codice Zaffiro. E siamo in onda! Lilith, cosa ci... che cazzo? Brutto momento? Sì, più o meno. Mi stai chiamando per la stessa ragione che ha portato la Maliwan ad attaccare il nostro monastero, immagino. Beh, non è qui, ma so dove trovarlo. Muoviti o ti perderai il divertimento. E con divertimento intendo farsi massacrare dagli squadroni della morte Maliwan. Maya resisterà fino al nostro arrivo. È una sirena e una delle più toste. Chissà, magari riesco a convincerla a venire con noi. Non sarebbe male avere un'altra sirena a bordo. Oltre a te, Lilith, ti avevo già considerata. Oh, altre donzelle per la nave del piacere di Claptrap! Tutti gli occhi su Claptrap! E vai! Facciamo rotta per Athena, scacciatore. Altri Maliwan non si arrendono mai. Quando vuoi, la capsula è pronta, CC! Una setta guidata da una sirena succhianime. Una guerra tra mega aziende su Prometea. Siamo nella merda, tesoro. Oh, se lo siamo. Tu continua a combattere per Lil. Oh, qualcuno deve pur farlo. Giusto in tempo per un bel combattimento. Sono Maya. Vieni a trovarmi nella zona del mercato. Casa mia è nella morsa di un battaglione Maliwan. Mi servirebbe una mano, tipo a farli fuori. Sei la prima persona, esclusa la mia apprendista, che non abbia fatto voto di non violenza da queste parti. A proposito di violenza... La sirena! A presto! Il mio secondo nome è Ferocia. Sei Ferocia. Elimina quei soldati, sto arrivando. Solo un altro po' di... riallineamento karmico. Vuole saltare nel treccacarro. Beh, perché no?
Insomma, ora vai in giro a spaccare culi coi Rider. Sapevo che Lilith mi avrebbe rimpiazzata prima o poi. Che ne dici di un po' di azione? Sono nato per spaccare culi, morirò spaccando culi. Immaginavo. Seguimi. Andiamo a trovare la mia apprendista, se non si è ancora fatta ammazzare. Il frammento è custodito all'interno di una cella iridiana. I monaci ci hanno costruito il monastero tutto intorno per poterlo adorare. Sacro o meno che sia, al momento sta attirando l'attenzione della gente sbagliata. Sono tornata qui da Pandora per proteggere tutto questo. Stava andando tutto bene finché non è arrivata la Maliwan. Attenzione, stupidi monaci pacifisti! È Trond l'oppressore che vi parla. Non è un semplice titolo. Opprimere è il mio mestiere. Athenas è ora proprietà della Maliwan Corporation e voi siete tutti intrusi. Bah, quello è Trond. Un gran rompipalle. Non è ancora riuscito a raggiungere la cella, ma è meglio non fare troppo affidamento sulla sua incompetenza. Ora ascoltatemi bene. Lo so che pensate che mi comporti così perché mi piace spaventarvi, ma in realtà lo faccio perché voglio che il mio fratellone sia orgoglioso di me. Sapete, è un generale e io ho un enorme complesso di inferiorità. Se dovrò radere al suolo il vostro monastero per fare colpo su di lui, non esiterò a farlo. Chiaro? Chiaro. Se non ci sono guerre in corso, le campane della pace suonano in continuazione, giorno e notte. È un vero incubo. Maya, dov'è la piccola? Probabilmente a caccia di guai. A cacciarsi nei guai o a causarli? Le sei tempeste ti proteggano. Ha ragione. Devo controllare che la mia apprendista stia bene. Ava, sei ancora in biblioteca? Maya, ciao! Sì, sono assolutamente in biblioteca, dove mi hai detto di restare. E qui, dove sono in questo momento. Quello è stato un libro. Devo andare, ciao! Oh... Cercare di tenere ferma Ava è come afferrare l'aria. È per questo che l'ho presa con me. Potevo lasciare che si facesse ammazzare, oppure fare del mio meglio per insegnarle a sopravvivere. Attenzione, monaci di Athenas! Qui è il capitano Trond! Consegnate immediatamente il frammento di chiave, o saremo costretti a ridimensionare il vostro pianeta. Vale a dire, farlo saltare per aria! Amo questa azienda! Forma e funzione! Non avete visto? Ben fatto, cacciatore. Peccato non fossi qui con me all'inizio dell'invasione. Forse saremmo riusciti a ricacciarli. Suona la campana. Mi servirà dell'eridium per entrare nella cella. Amplificherà i miei poteri di sirena. Molto a proposito, ti metti a disagio saccheggiare una tomba? Io ci sto.
Bene, c'è dell'iridium nascosto nel cimitero e qualcosa mi dice che Ava è già lì. Ti aiuterà lei. Non sono mai stata dentro la cella, a dire la verità. Gli iridiani l'hanno protetta bene, ma credo di sapere come entrare. Per farlo però mi serve il mio libro sulle tecniche delle sirene. In biblioteca non c'è nessuno. Vado a recuperarlo e ti raggiungo. Se lo prendo io? Ti ringrazio. Oh, salve! Stavo solo saccheggiando cadaveri, ecco. Ma sei uno di quei cacciatori della cripta come era Maya una volta? Grandi avventurieri salvano il mondo, ammazzano i cattivi? Detta così mi sento un gran fico. Mi piace. Sì! Una cosa talmente fica che potrei morire all'istante. Anch'io diventerò una cacciatrice. O meglio, lo farei se Maya mi lasciasse fare di più che annoiarmi in biblioteche polverose e fissare l'acqua per ore e ore. Scusa, è che mi annoio tantissimo. Allora, le vogliamo saccheggiare queste tombe? Vediamo quanto vali, cancello. Come sospettavo, un bel niente. Andiamo. Oh, merda! Attenzione, attenzione! È il capitano Tront che vi parla! Vedo dei monaci nel cimitero! Fate i bravi e andate a farli fuori! Poi vi porto tutti a mangiare un bel gelato! Offro Tront! Uno per te, uno per te! Ho proiettili per tutti! Nessun problema ad aprire questa tomba. Chi crede di essere tomba? Fatti sotto! Maya dice che i monaci mettono l'iridium nelle tombe, così che i morti possano spenderlo nella luna. Glielo restituiremo, sempre se non moriamo anche noi. Ah, vuota! Bella fregatura, ma ci sono un po' di altri posti in cui provare. Capire che non siete altro. Cioè, io mi credevo tutti zen, ecco. Mettete fine a questa ribellione o ridurrò il vostro pacifico pianetuccio in macerie. Mette un po' di spettacolo. Vicini, fatti guardare. Questa l'apro io. Ah, è appiccicosa! Perché? Perché è appiccicosa? Ah, chi li capisce, sti monaci? Bra-
dire. Comunque, devono morire. A quanto pare si sono mangiati l'iridium. A Maya ne servirà molto di più. Ultima tomba, poi tocca al frammento di chiave. Ah, è da quando sono qua che non vedo l'ora di mettere piede in quella cella. Mi prudono le mani a vedere una porta chiusa. Chissà perché. Ah, c'è l'attacco! Via! Questo non c'era in contatto! Ma che diavolo! Oh, un grosso Rex! Un grosso fetido Rex! Ammazzalo! Fallo fuori! Fallo a pezzi! Ottimo, portiamo l'iridium a Maya. Sono stufato di questi giochetti monaci. Arriva la punizione divina sotto forma di me, Trant! Maya si tiene per sé tutto il piacere del combattere la Maliwan. Non è giusto! Odio quel Trant tanto quanto lei e lo voglio far fuori con le mie stesse mani! Ava, vai a proteggere le riserve di grano. Ci pensa il cacciatore alla Maliwan. Ricevuto, Maya. Vado subito. C'è sempre qualche archivio o magazzino o santissimo salcazzo da proteggere. A più tardi, cacciatore. Ava ti ha preso in simpatia, vedo. Controlla di avere ancora tutto nelle tasche. L'ho trovata nascosta su una delle nostre navi mercantili. O meglio, lei ha trovato me. Ha provato a rubare il mio libro. Anziché gettarla dalla rupe più vicina, ho deciso di prenderla come apprendista. Ho trovato il libro. Sono subito da te. Giusto il tempo di finire questo. Morite, aziendalisti di merda! Antichi esercizi di rilassamento. Ma già meglio. Il terminatore è il mio secondo... Ho chiuso coi giochi, a meno che il gioco non sia ammazza i monaci. Quello mi piace tantissimo. Hai fatto il culo a Trant? Che liberazione. Ah, ne ho conosciuti di peggiori. Se si esclude tutta la parte sull'oppressione, ecco. Hai trovato l'iridium? Dammelo. Se solo potessimo imbracciare le armi contro i nostri oppressori! Non sono mai riuscita a usare l'iridium come fa Lilith, ma ho trovato una tecnica in questo libro che dovrebbe funzionare. Mai mettere in dubbio i pre... Bene. In bocca al lupo, a me. Funziona! Funziona! Mai mettere in dubbio i precetti. Pa!
Porca vacca! Sento che potrei sollevare un intero pianeta col blocco di fase. Insegnamelo immediatamente! Potrei abituarmi a un potere del genere. Andiamo a prendere quel frammento, cacciatore! Che la sorte ti accompagni! Allora, Ava, sei sopravvissuta all'invasione? Alla fine tutte quelle ore passate a fissare l'acqua ti sono servite? So badare a me stessa. Ho imparato a combattere molto prima di conoscerti. Provaci, ragazzina. Oh, lo farei volentieri, ma sai, ho del bottino da spulciare. No, vai a fare i bagagli. Avrai ciò che desideri. Andiamo via con il cacciatore. Cosa? Sul serio? Cioè, sì, certo, come vuoi, sembra divertente. Vado a prepararmi. Cacciatore, guarda. Gli Iridiani hanno disseminato la galassia di messaggi del genere. Ho sempre pensato che sirene e cripte fossero collegate. Non so cosa ci sia scritto, ma sono sicura che sia importante. Vieni o no? Questa reliquia è qui da prima che nascessi, ma finché la Maliwan saprà che è qui, Athenas sarà sempre in pericolo. C'è una cosa che devi sapere prima che ne parli con Lilith. Ho scelto Ava come apprendista per un motivo. Prima o poi sarà anche lei una sirena. Voglio prepararla al meglio per quel momento. Ci vediamo nello spazio, cacciatore. Dice che hai trovato uno dei frammenti della chiave. Portamelo. Lo terrò al sicuro mentre tu girovaghi per lo spazio alla ricerca degli altri. Ti ammazzo! Oh, scusa. Un altro frammento della chiave? Mi si rimescola lo stomaco solo a toccarlo. Sarà che ho mangiato uno dei burrito di Marcus. Per chiarire, questa chiave della cripta non è intera. Perché gli Iridiani abbiano ridotto le chiavi in frammenti è un mistero, ma la chiave della cripta di Pandora necessita di 3 pezzi. Comunque è un inizio. È meglio se torni da Lilith. Lei e Mai avranno tantissime cose da raccontarsi. Ho una di quelle abitudini da gente con una vita sociale. No, grazie, solo stanze sterili e strumenti chirurgici per me. Un apprendista sirena, in che senso? Non posso spiegartelo ora, Lilith. So solo che un giorno sarà una sirena. Ne parliamo più tardi. Ehi là, killer. Maya dice che hai spaccato culi come non mai. Ah, oh, carino da parte sua. Ci ho messo tutto me stesso. Ci credo. Un frammento c'è. Ne mancano 2. Allora di che si tratta, Lilith? Perché c'è la Maliwan su Athenas? Il nostro frammento è stato un segreto per generazioni. Come hanno fatto a scoprirlo ora? Non sono sicura, ma sembra che i Calypso ne sappiano più sulle cripte di tutti noi. Anche di Tannis. Sanno della mappa delle cripte. Magari hanno detto alla Maliwan di invadere Athenas. Si dice che stiano cercando una cosa chiamata Grande Cripta. E la cripta di Prometea deve far parte del piano. Dobbiamo arrivarci prima noi.